Angelo Cervo. Buongiorno Angelo. Angelo Cervo. Ma se lo fa da solo adesso? Se la canta, ragazzi, e se la suona. Autoprodotto, sono autoprodotto. Altro facciamo noi. Buongiorno, buongiorno a tutti, come state? Angelo Cervo. Siamo bene, tu come stai, Angelo? Io ce l'ho anche come suoneria del mio cellulare, mi autofomento così. Che bello. È giusto che sia così. Cosa ci porti questa mattina? Ragazzi, una notizia, una curiosità, una chicca. Ve lo ricordate? Vi ricordate il grande Polpo Paul, che poi è morto, ahimè? Ah sì, il Polpo Paul, quello il che Polpo indovinava Paul, tutti i risultati. No? Sì, sì. Bravissimo, 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 era stato ormai. Non mi dica che è stato sostituito. Sì, ragazzi. Dall'elefante. La fantasia, no. Grumisce. Chi è che, qual è l'animale che grumisce? Attenzione, aspetta. Allora aspetta, noi avevamo dato una notizia che c'era un elefante, giusto? Sì. Però l'elefante barrisce. Barrisce. Questo grumisce. Grunisce. Attenzione, e chi è che grunisce? Che cosa grunisce? Qual è l'animale che grunisce? Non esistono. Allora, non esistono animali che gruniscono. Ah no? Guardate che vi manda a Budapest anche che buca. Allora ci dica, esperto di sport, ci dica. Qual è questo animale? Che cosa fa? È un maialino, ragazzi. La nuova grugnisce. Lei dice grunisce, scusi. Noi ce l'avamo un attimo distratti a questo che punto. Grandi che siete. Siete veramente chip e chop. Ma se lei dice, scusa, poteva dire squittisce, allora che era quasi meglio. Bene. No, squittisce cos'è? Il sorcetto? Sì, il cavallo. Lo scoiattolo. Lo scoiattolo. Il cane. L'importante è che non squirtisce. No, ragazzi, non si può dire. Vabbè, insomma, questo maiale. Stiamo parlando di maiale. Questo maialino sostituirà il Polpo Paul. Quindi anche lui sarà adibito, immagino, non so, ancora non si è deciso quale sarà il termine di scelta. Adibito a, io lo adoro, il giudice neutrale nella scelta della squadra vincente. Farà un pronostico. Oh. Ecco. Ma se no che certo di sport sono, ragazzi. Non possiamo farlo ogni mattina, Angelo Cervo. Perché lui è esperto di sport, ma di tutto il resto no. Insomma, allora, pare che al posto del Polipo Paul ci stanno mettendo questo maialino che grunisce. E lui ci darà, diciamo, le previsioni sugli europei. Sul risultato finale della... Ha già detto chi vincerà l'europeo? No, ancora non si sa, ma ancora non si sa neanche la sua tecnica per appunto di scelta della squadra vincente. Se però, grunisce due volte vince la squadra di casa. Questo può essere. Caro esperto di sport, secondo te chi vince l'europeo? Guarda, non è facilissima come domanda. Ci devi dare un nome. Dai, fai finta di essere un maiale, indovina. Faccio Italia. Grazie Angelo Cervo, sono sempre momenti indimenticabili con te. Spettacolarmente belli. Ragazzi, io vi ringrazio a voi, però me la fate la sigla, fatemi la sigla. Angelo Cervo! N2O, un mondo allo stato puro.